Buon pomeriggio e ben ritrovati con il quotidiano appuntamento con l'attacco. Apriamo con la cronaca, con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di alcuni pazienti ricoverati in una RSA di Manfredonia. Quattro operatori sociosanitari sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla polizia. Uno degli indagati in particolare è gravemente indiziato anche di aver compiuto delle violenze sessuali nei confronti di due degenti. Vediamo il servizio. Ti ammazzo, ti butto giù, bufalo, storpia e poi ancora schiaffi sul volto, pugni, spintoni, afferrandoli per i capelli, colpendoli con cinture, asciugamani e soffioni per la doccia. Sono solo alcuni dei maltrattamenti inferti dai quattro operatori sociosanitari della RSA Stella Maris di Manfredonia, arrestati e posti ai domiciliari dalla squadra mobile su ordinanza del GIP di Foggia Roberta Di Maria. 14 in tutto le vittime, tutte ultra ottantenni e in alcuni casi affette da patologie senili, dei maltrattamenti perpetrati dagli indagati. Per due anziani gli investigatori hanno anche riscontrato violenze sessuali. Ai domiciliari finiscono Antonio Vero, che dovrà rispondere anche di violenza sessuale, di 42 anni, Mariano Paganini di 25, Michele Salcuni di 37 e Domenico Nuziello di 31. I quattro operatori risiedono tra la città Siponia in Monte Sant'Angelo. L'indagine è cominciata quando un operatore sociosanitario il 30 maggio scorso si è presentato in commissariato sostenendo di aver assistito in prima persona a maltrattamenti fisici e verbali ad alcuni degli ospiti della RSA da parte dei suoi colleghi, indicando anche i presunti responsabili. Tuttavia lo stesso, per timore di ritorsioni nei suoi confronti, decise in quella circostanza di non sporgere denuncia. All'interno di una busta vi era anche una chiavetta USB contenente un file audio video sul quale erano state registrate le urla di un'anziana. I dipendenti sono stati sospesi dalla direzione della struttura. Seconda tappa del tour elettorale del leader della Lega Matteo Salvini qui in Puglia. Questa mattina l'appuntamento nella sede del Serbari, una associazione di volontariato. Ascoltiamo alcune dichiarazioni rilasciate dal capo della Lega. Puglia è una terra straordinaria con delle potenzialità incredibili, quindi non vedo l'ora che arrivi il 25 settembre, perché tutti coloro che sto incontrando in queste ore, giovani agricoltori, pescatori, avvocati, commercialisti, volontari, non chiedono miracoli, non chiedono aiutini, non chiedono redditi per non far nulla, chiedono un po' di burocrazia in meno, un po' di tasse in meno e un po' di sanità in più. E su questo devo dire che la Giunta Emiliano, ahimè, sta fallendo. Ho visto dei dati imbarazzanti per una terra straordinaria come la Puglia su chiusure, arresti, scandali, liste di attesa, mancanza di servizi, mancanza di accreditamenti, mancanza di livelli essenziali di assistenza per troppe persone, quindi la sanità sarà una delle priorità da cui ripartire in tutta Italia, ma in alcune regioni in particolare, perché qui c'è una condizione di blocco, di ritardo, di inefficienza assolutamente inaccettabile. Ci rivedremo ad agosto, ci rivedremo a settembre, quest'anno non ci sono agosto, settembre, ottobre, novembre, si vota fra 53 giorni e ci sono due idee di taglia diverse, entrambe legittime, poi sceglieranno gli italiani. Chi sceglie la Lega sceglie la flat tax, la pace fiscale, il controllo dei confini, la riforma della giustizia e, per quello che riguarda la sanità, investire, 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 non chiudere o tagliare. Sono assolutamente fiducioso, sento tanta voglia di serietà da parte degli italiani, là è un'allegra brigata che mette insieme Di Maio, Frattoianni, Calenda, la Gelmini, Letta, Speranza, quindi coerenza zero, concretezza zero. Ho visto che l'unico punto su cui sono d'accordo è la spartizione dei collegi elettorali, poi però sono i cittadini che votano. Io penso che in Puglia e in tutta Italia ci sarà un risultato chiaro, netto, che per 5 anni darà mandato alla Lega e al centrodestra di dimostrare quello che sappiamo fare. L'associazione Nessuno Tocchi Caino in visita questa mattina al carcere di Foggia. Fabrizio Sereno ha fatto il punto con Rita Bernardini sulla situazione delle carceri italiane. Qual è la situazione delle carceri italiane? Mortifere, potrei dire,
La notizia di oggi con gli ultimi suicidi che si sono registrati è che sono 42 i suicidi nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno. La fonte di Ristretti Orizzonti dice addirittura che sono 44. Ristretti Orizzonti raccoglie le notizie dalla stampa locale. Adesso, al di là di questo, il dato è eclatante: in questo istituto ci sono stati 4 suicidi dall'inizio dell'anno. Foggia, forse fra gli istituti mortiferi, è in classifica ai primi posti ed è molto grave. Le condizioni ormai sono veramente disumane e degradanti. Noi quando entriamo a fare queste visite, che sono visite ispettive per verificare le condizioni di detenzione, sembra di trovarci in dei lazzaretti, in dei manicomi, perché ci sono molti casi psichiatrici, ci sono molti malati gravi, tossicodipendenti, e con il sovraffollamento, qui è un carcere sovraffollato, come tanti, e con il sovraffollamento non si riesce a seguire queste persone, che spesso non vengono curate, nemmeno laddove, come a Bari, che abbiamo visitato recentemente, ci sono i cosiddetti SAI, cioè i servizi di assistenza intensificata. E quindi capita che spesso muoiano in carcere, oppure vengano rilasciati moribondi, il che è veramente grave per un paese civile. Diciamo che la politica purtroppo si è disinteressata in tutti questi anni. Il comune di Pietra Montecorvino è stato un precursore sui rapporti con le aziende dell'eolico, ma oggi è in difficoltà finanziaria a causa dei mancati introiti derivanti dalle royalties sugli impianti e sul mancato trasferimento di 4 torri previste dal 2017. Il sindaco Raimondo Giallella e i suoi 2 predecessori hanno avviato un'azione legale e lanciato l'allarme sui conti dell'ente. Ce ne parla Riccardo Zingaro. Al momento la situazione finanziaria del comune è in equilibrio, chiaramente le prospettive non sono rosee e abbiamo bisogno che questa controversia con questa società si chiuda velocemente, ovviamente a favore del comune di Pietra Montecorvino. Diversamente dovremmo porre degli accorgimenti finanziari importanti per garantire almeno il minimo dei servizi. Noi pretendiamo che la società rispetti gli accordi e che trasferisca al comune di Pietra Montecorvino le 4 torri da 2 megawatt ciascuno, perché per noi questo trasferimento saranno un importante volano di sviluppo per i nostri concittadini e per il nostro territorio. Ovviamente le royalties vanno in aggiunta, ma diciamo che le torri saranno per noi un vero volano di sviluppo, tenuto conto che la questione energetica più che mai in questo momento è esplosa e che incide molto sulla sostenibilità della spesa di ogni singola famiglia. È tutto per questa edizione del TG Web del quotidiano L'Attacco, appuntamento questa sera alle 20. Grazie per essere stati all'ascolto con noi, buon proseguimento di giornata. Thank you.